Madonna! Buonasera, relax. Allora. Non puoi rilassarti. È un po' troppo duro per rilassarsi qui. Ci vorrebbe un cuscino allora. Procurate do you want a pillow? Ecco, un cuscino. Procuriamo un cuscino per Madonna che tutti. Allora, Madonna, lei si aspettava un'accoglienza, un'atmosfera, un calore come questo? Non ho mai visto dei paparazzi in una trasmissione televisiva. Senta, noi non ci conosciamo. Io la ringrazio per il fatto che lei sia venuta. Io la... This is for you. Quello per lei. E mo che faccio? Allora, lei non mi conosce, io la conosco bene. We haven't met before, of course, I know. Il sottoscritto da 33 anni fa questo mestiere. Ebbene, stasera la sua presenza può farmi finire la carriera. Perché? Adesso te lo dico. Perché c'è stata tanta polemica. Ma lei è abituata a vivere queste polemiche? Sì, sono abituata ormai. Ma perché lei fa polemica? Perché lei fa scandalo? Because my ideas are controversial. Perché io ho delle idee che sono forse controverse, polemiche. Ma lei va in cerca dello scandalo o naturalmente questo scandalo sorge quando lei canta, quando lei fa il cinema? I don't think of it in terms of scandal. Non parlo di scandalo. I only think of expressing myself through music. Io voglio soltanto esprimermi tramite la musica, or singing, or dancing, tramite or il ballo, tramite la recitazione. And it just so happens that e my point of view capita poi often che spesso il mio punto di vista spesso riguardi sexual issues, questioni sessuali which society con questioni erotiche is ashamed of. La società si vergogna di questo, per cui la società decide che quello che faccio fa scandalo, ma non è il mio scopo. È la prima volta che lei viene qui a Cinecittà, aveva sentito parlare di questo luogo magico del cinema italiano? Sì, mi piacerebbe essere qui a girare un film di Fellini. Come lei sa, Fellini ha vinto un Oscar adesso. You know that Fellini was just awarded an Oscar. È il quinto Oscar alla carriera che l'Academy Awards consegna al nostro grande Federico e siamo lieti di questo. In Italia i fans l'hanno saputo, abbiamo una registrazione del pubblico che sotto la sua camera d'albergo voleva toccarla. Che rapporto ha lei col pubblico? Io ho un rapporto di passione con i miei fan, con il mio pubblico. Addirittura di passione vera? Sì, a volte mi amano, a volte mi odiano, a volte si arrabbiano, quindi è come un rapporto d'amore. E il vero rapporto è così, di amore e di odio. I suppose, yes. Sì, direi di ecco, abbiamo visto prima
i fans che l'aspettavano. Vediamo adesso la camera d'albergo della quale lei è stata ospite per le poche ore che è venuta in Italia, una grande suite, la suite imperiale. Lei ha lavorato tanto con passione per superare le sue origini povere, per poter vivere poi così bene. È stato questo il suo obiettivo? Il mio obiettivo è quello di essere una persona in grado di esprimermi onestamente, esprimere me stessa. Non c'è stata una specie di rivalsa nei confronti della sua vita da ragazza? Sì, certamente all'inizio della mia carriera era questo il mio scopo, penso. Cercavo di ottenere amore, cercavo di farmi accettare, forse. Ma i miei obiettivi nella vita sono cambiati rispetto a quelli che erano all'inizio della mia carriera. Adesso quali sono i suoi obiettivi? I miei obiettivi sono quelli di raccontare me stessa, di dire la verità su me stessa. Com'è la sua casa? Dove vive lei? Com'è? Which one? Quale casa? Le quante case ha? Tre. E qual è quella alla quale è più affezionata? Dove si trova meglio? Wherever I am. Dove mi trovo? E dove mi trovo più a mio agio? Io le amo tutte le mie case. La sua casa, insomma, è il mondo, allora? No. No, direi di no. No, my home is where my heart is. La mia casa è dove è il mio cuore. E il suo cuore dov'è? Well, right now it's inside of here. Adesso ce l'ho qui dentro il mio cuore. Madonna, Catherine Spark, un'attrice di cinema che lei spero conosca, è qui ospite nostra, lei guida un programma su Rai 3 che si chiama Harem, nel quale programma protagoniste sono le donne, la donna, e vuol rivolgere qualche domanda, prego. Madonna, lei è la regina della provocazione, che rapporto ha con la televisione americana? E fino a che punto in America le è concesso provocare? C'è qualche censura a volte? Io non credo che ci sia in realtà un rapporto tra provocazione e successo. To me success, a mio avviso, la definizione del successo è quella di potersi esprimere come una persona onesta, avere una voce, essere ascoltata, fare in modo che le mie idee vengano diffuse, quindi conosciute. E se poi le mie idee finiscono per essere recepite come idee provocatorie, questo non è uno scopo. Però non è che voglio scusarmi per le mie idee. Per la parità dei sessi oppure le piacerebbe che la donna avesse un predominio sull'uomo? I would like equality. Vorrei la parità. Which is as yet to be achieved, would you say? Vero.